Beh, grazie, speriamo che la comunicazione regga. Allora, sì, ringrazio, saluto anche Leo, con cui anche lui ha partecipato alla fondazione del Movimento 5 Stelle di Torino, in cui questi discorsi abbiamo fatto a lungo. Quindi sono contento di essere qui, perché devo dire, a metà degli anni 2000 ero anche nella lista del Partito Pirata a discutere di queste cose. Poi forse il Movimento 5 Stelle all'epoca ha un po' assorbito anche le richieste di democrazia digitale, poi però andando in tutt'altra direzione. Comunque, io questa sera volevo parlare velocemente di un tema abbastanza importante, secondo me, che è quello della sovranità digitale, del controllo che noi, come Italia, come Europa e come singoli cittadini, abbiamo sulla tecnologia che utilizziamo. Però vorrei partire comunque, visto la situazione, dal momento attuale di emergenza. Questo perché, appunto, il momento di emergenza è un momento in cui i diritti vengono assottigliati, diciamo. La democrazia in parte l'ha già abolita il virus, perché comunque il virus non è democratico e il virus ha costretto ad adottare misure che in tempi normali non sarebbero compatibili con i diritti costituzionali delle persone. E quindi nel dibattito, diciamo, della comunità pirata, la comunità che è interessata ai diritti digitali, deve da una parte capire che è necessario rinunciare a qualcosa per evitare che i diritti vengano spazzati via del tutto, perché quando c'è di mezzo la sopravvivenza, poi la gente è disposta anche a accettare la dittatura più completa. Però è giusto porre il problema, e quindi forse questa voce dovrebbe essere portata in questo periodo sull'importanza che si faccia almeno il possibile per garantire i diritti in queste soluzioni di emergenza. Ovviamente il tema adesso è quello della famosa app di tracciamento, sulla quale, diciamo, con contatti che abbiamo avuto con questi sviluppatori di Immuni, che è l'app che è stata scelta, abbiamo già chiesto alcune cose base, tipo che se il codice dell'app sarà pubblicato, se ci sarà appunto la possibilità che sia accessibile a diversamente abili, se sarà rilasciata con licenza libera, se è decentralizzata, se avrà un database centrale. Tutte queste cose ancora non si sanno, e quindi forse questo è il momento di intervenire e chiedere con forza che queste cose vengano chiarite, che ci sia la massima trasparenza sul funzionamento di questa app, cosa che al momento non è ancora avvenuta. Però bisogna anche un po', secondo me, capire che il punto non è solo la tecnologia. Cioè, una crisi come quella del coronavirus non può essere risolta soltanto con la tecnologia, e quindi forse il nostro mondo dei diritti digitali non deve fare l'errore di concentrarsi soltanto sulle questioni tecnologiche, anche perché la tecnologia in generale nella società di oggi è a supporto della digitalizzazione dei processi. Per cui il problema è che noi dovremmo sapere quali processi realizzare, che tipo di organizzazione vogliamo creare, anche sia in ambito sanitario che in ambito sociale, che in ambito economico, per gestire questa crisi e per uscirne. E quindi la sensazione forse è che questo dibattito sulle app sia in parte fuorviante, nel senso che sia stato un po' strumentalizzato forse anche dalla politica, per sostituire il dibattito sulla caccia all'uomo, no? Sulle persone che escono e che sono responsabili alla fine di tutti i nostri problemi. E forse il problema di democrazia in questo momento è proprio nel rapporto, semmai, tra la cittadinanza, che alla fine la sua parte l'ha fatta, perché il 95% delle persone ha rispettato le regole, è rimasto a casa, e la politica, che probabilmente la sua parte non l'ha fatta, perché dal punto di vista organizzativo, del sistema sanitario, della gestione dell'emergenza, si sono visti appunto pochi risultati, grande approssimazione, pochissima organizzazione. E quindi alla fine sì, questi problemi non sono risolti, forse è più per quello che non ha fatto lo Stato che per quello che hanno fatto i cittadini. Allora, forse anche qui il problema della nostra democrazia è che alla fine ha prodotto una classe dirigente veramente mediocre, forse, e questo era un tema già all'epoca del Movimento 5 Stelle. Il tema della competenza della classe dirigente credo sia un tema che deve porsi chiunque, qualunque forza politica voglia un po' provare a fare una proposta nuova. Perché alla fine, anche quando si tratta di tecnologia, e specialmente quando si tratta di tecnologia, è necessaria una competenza. Una classe dirigente che non capisce la tecnologia, non ne capisce i problemi, non ne capisce il funzionamento, non può gestirla e non può garantire né i diritti né gli obiettivi sociali che la tecnologia dovrebbe avere. E con questo vorrei, insomma, allargare un po' il discorso rapidamente e venire alla questione che sollevavo al principio. Cioè, noi ci troviamo adesso a livello globale, diciamo, al di là dell'emergenza, insomma, questo è un problema che esiste ormai da diversi anni. Ci troviamo in un sistema fortemente tecnologico, specialmente a livello di internet, che però è in mano a un numero molto ristretto di aziende, che sono aziende di dimensioni mai viste prima nell'umanità. Cioè, non è mai successo fino agli ultimi 10 anni che le prime 5 aziende per capitalizzazione a livello mondiale fossero tutte aziende tecnologiche. Nella storia c'erano magari una, cioè 50 anni fa probabilmente c'era IBM tra le top 10 delle aziende del mondo, 100 anni fa c'era AT&T. Ma non è mai successo che 5 aziende come appunto Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft fossero praticamente le prime 5 del mondo in termini di dimensione, di potere economico, di impatto sulle nostre vite. E il problema è che queste aziende hanno raggiunto questo risultato prendendo internet, che in origine era un sistema decentrato senza
un controllo centrale che permetteva a chiunque di creare tecnologie e contenuti e trasformandolo in quello che io chiamo Hotel California, cioè un sistema in cui praticamente you can check out anytime you like, but you can never leave. Sostanzialmente, una volta che entri in queste piattaforme dei grandi giganti digitali, non ne puoi più uscire, perché loro hanno costruito dei walled garden, dei giardini chiusi, in cui le persone vengono chiuse dentro una volta che cominciano a utilizzare questi servizi, tramite una serie di tecniche che sono legate appunto alla progettazione di questi servizi e alla loro integrazione, ma anche alla loro mancanza di interoperabilità. Non è solo una questione di standard, quindi spesso questi walled garden sono costruiti su standard aperti, anche standard liberi, ma vengono usati in maniera non interoperabile, in modo che comunque li si possa usare soltanto stando all'interno di questo walled garden. Per cui questo in pratica vuol dire che noi abbiamo, invece di una sola, come succede con la mail, qui abbiamo un programma di mail che permette di parlare con chiunque, abbiamo 10 applicazioni di messaggistica su cui dobbiamo avere 10 account, perché ognuna parla solo con gli utenti di se stessa, cerca di sottrarre e chiudere gli utenti delle altre. Il problema è che dietro a questa roba c'è anche un tema di diritti digitali, perché poi queste aziende della Silicon Valley sostengono di essere dei grandi difensori dei diritti digitali, di fare una battaglia ad esempio contro la censura, di fornire tecnologie che servono a combattere la censura dei governi, con l'assunzione che Google possa dare più democrazia della democrazia. E questa è una teoria che viene sostanzialmente dalla Silicon Valley, che deriva appunto forse dalla mentalità liberale americana, sia economica che come diritti, ma che alla fine portata in Europa crea sostanzialmente soltanto tanti danni, nel senso che alla fine e che ci viene imposta questa visione di Google e delle altre aziende. E questo lo vediamo anche nel coronavirus, perché quando si è capito che il mondo andava verso queste app di tracciamento, Google e Apple sono venute fuori dicendo facciamo noi la piattaforma, la API, per permettere la realizzazione di queste app, che è anche una buona cosa, perché magari hanno anche le competenze per farla un po' meglio e così via. Però è un modo per dire, questa roba la facciamo noi, la controlliamo noi, il flusso di dati deve passare da noi, e poi sopra gli stati ci facciano qualcosa, chi vuole ci faccia l'app, ma noi vogliamo avere il controllo della situazione. E questa roba si vede anche in tante cose più tecniche, non so quanti siano i tecnici all'ascolto, ma io voglio menzionare il nuovo protocollo di DNS cifrato, DNS over HTTPS, che anche questo è un modo, diciamo, che per combattere la censura fatta tramite filtri DNS in Cina e in altri paesi, eccetera, diventa un modo per espropriare agli stati, i parlamenti del loro potere democratico di controllo sui contenuti che vengono resi possibili su internet, perché c'è tutta questa tendenza alla cifratura che è spinta anche dal mondo dei diritti digitali, che ha un merito, ha un significato, serve effettivamente a impedire attacchi e spiare e così via, però di fatto sta creando una nuova internet che è sostanzialmente sovrapposta alla rete che fa passare i bit, crea dei canali protetti, cifrati, invisibili anche agli utenti tra l'applicazione e i server, e alla fine chi possiede i server, cioè queste grandi piattaforme, ha il controllo totale dell'informazione ed è l'unico che può vedere i dati, che può elaborarli, può incrociarli, può creare enormi masse di big data e può usarli per fare quello che vuole, compreso tracciare, compreso profilare, compreso mandare pubblicità e forse anche venderli a questo punto ai governi che vogliono loro. E questo è il grosso rischio che ci troviamo davanti, perché anche quando questi ti parlano di end-to-end encryption intendono end-to-end encryption gestita, cioè non tra me e il mio destinatario della comunicazione, ma tra la mia app di WhatsApp, per esempio, e l'app di WhatsApp del destinatario della comunicazione, e quindi la comunicazione è visibile soltanto a me, al mio destinatario e a WhatsApp, e questa non è end-to-end encryption, non è privacy. La risposta di questo è la cosiddetta sovranità digitale, che è un termine che in questi tempi di sovranismo forse crea un po' di problemi, ma il senso è semplicemente che l'Europa, questa roba viene parte in Germania, adesso è un tema caldo sia a Berlino che a Bruxelles, l'Europa dovrebbe arrivare a avere un'autonomia, avere un'industria digitale in grado di fornire servizi a livello, diciamo, europeo, e non dipendere da queste grosse piattaforme straniere, che oltretutto sono sottoposte a un'altra giurisdizione e a interessi geopolitici che non so quanto continueranno a coincidere con quelli dell'Europa. Ma a maggior ragione in questa crisi in cui tutti hanno tirato sulle barriere, e quindi è tornato anche un po' la necessità di avere delle risorse nazionali e non dipendere dalla Cina o dagli Stati Uniti per niente. E questo è anche però un tema di democrazia, perché alla fine la base della democrazia è che io come cittadino posso votare per il mio governo, magari non riesco a influire, magari ho un pessimo governo che fa, come spesso succede in Italia, che magari censura, magari attacca i miei diritti, ma intanto è il mio governo, io almeno posso votare. Io non posso votare per l'amministratore delegato di Google, di Apple e di queste grandi aziende, e quindi in realtà questo mondo che queste aziende stanno creando è meno democratico di quello attuale, non più democratico come vorrebbero farci credere. E quindi questo è un errore che in parte anche nel mondo dei diritti digitali si è fatto, anche perché magari queste grandi aziende portano doni, come si dice, sponsorizzano gli eventi, danno finanziamenti, eccetera. Però
noi ci troviamo in una situazione anche, che trovo anche un po' deprimente, ad esempio con il Ministero dell'Innovazione, che cioè, già che noto bene perché sono di Torino, a Torino perché era già assessore qui, che alla fine sembra interessato soprattutto a farsi dei grandi annunci di progetti con queste grandi piattaforme digitali, invece di spingere la nascita di un'industria basata sull'open source, basata sulle risorse nazionali, che pure ci sono, sulle grandi risorse tecniche che abbiamo in Italia. A livello europeo questo tema si sta concentrando nel cosiddetto Digital Services Act, che è una proposta di legge, di nuova regolamentazione europea, che è stata portata avanti dalla Commissione come evoluzione dell'originaria regolamentazione dell'e-commerce, che ha un grande, diciamo, concentrazione e focus sulle fake news, che sono un tema caldo, sull'hate speech e queste robe. Però dentro c'è una cosa molto importante, c'è il tema, almeno da considerare, dell'interoperabilità come possibile soluzione ai walled garden e al dominio di queste grandi aziende americane. E questo perché appunto l'idea è che sia necessario far nascere un'industria europea per l'indipendenza anche democratica dell'Europa in una società in cui queste piattaforme sono il centro della società e dell'economia e dei diritti. E i tedeschi hanno lanciato dei progetti, ad esempio c'è il progetto Gaia X, che non so se qualcuno ha mai sentito, che è un progetto per creare un'architettura cloud interoperabile in modo che i vari operatori tedeschi, che sono molto più piccoli degli americani, possano almeno interoperare, quindi i clienti possono passare da uno all'altro e i fornitori possono mettersi insieme e arrivare a offerte di massa compatibile con quella degli americani. Però non basta soltanto questo, cioè, in generale c'è il tema della necessità di proteggere il self-hosting, i servizi che uno si può installare da solo e gestire da solo, cosa che sta diventando sempre più difficile fare, di proteggere il modello originario di internet, che era quello in cui io utente mi installavo il mio server, mi mettevo i miei servizi e me li gestivo da solo, e questo era un grande elemento di libertà che si sta perdendo, e questo in particolare per il mondo del software libero, perché è proprio un mondo frequentato da questo genere di persone, e sta diventando sempre più difficile fare progetti open source, progetti free software, che possano sopravvivere di fronte al fatto che tanto se non sei interoperabile con le grandi piattaforme, alla fine non ti o non puoi prosperare, oppure prosperi e loro ti mettono il cappello sopra, ti chiudono e ti utilizzano per i loro interessi economici. Alla fine, quindi, questo è anche un tema di sviluppo dell'industria europea. L'Europa non avrà mai il Google, spesso si chiede come fa l'Europa ad avere un Google, un Apple. L'Europa non ce l'avrà mai, perché l'Europa è un arcipelago di 27 paesi diversi, con lingue diverse, culture diverse, e quindi ha bisogno di un'industria che sia un arcipelago, che sia basata su tanti piccoli player nazionali e locali che possano interoperare grazie agli standard aperti, grazie alle interfacce pubbliche, grazie al contrario di questi walled garden. E questo è il messaggio che vi volevo lasciare. Secondo me è un tema molto importante su cui anche i partiti pirata devono riflettere. A livello europeo, diciamo, anche il partito pirata, in particolare quello cieco, con il vicepresidente del Parlamento, è coinvolto anche in queste discussioni, però credo che anche il Partito Pirata Italiano debba riflettere su una posizione su questi temi, perché sono i temi su cui, secondo me, ci giochiamo il futuro.